cacciatori, appassionati di caccia rigata, ungulati, siamo in Sabatti e stiamo per conoscere l'ultima versione della Sabatti Rover. Ce ne parla Vittorio Gianni. Ciao Vittorio. Ciao, ciao, grazie. Bene, buongiorno a tutti. Questa è l'All-Around, è una realizzazione che segue i dettami delle ultime forme venatorie, creata apposta per soddisfare le esigenze delle ultime forme venatorie. Oggi è sempre più diffusa la caccia notturna con visori termici, digitali chi più ne ha più ne metta, diciamo. Per questo motivo abbiamo fatto una carabina con il calcio tambour, perché la gente piace moltissimo, preferisce in maggioranza questo tipo di calcio, con una canna piuttosto corta, piuttosto tozza, non eccessivamente leggera, perché non ci interessa la leggerezza, questa non è fatta per una caccia, anche poi si può usare anche per una caccia alla cerca, ma principalmente è fatta per una caccia da appostamento. Altra cosa rispetto alla serie Rover normale, ha una slitta Picatinny che è completamente integrale e è fatta apposta perché molto spesso i visori hanno delle distanze diverse rispetto alle ottiche tradizionali e quindi abbiamo bisogno di una slitta più lunga per poterli posizionare al meglio. In questo caso c'è un visore digitale, ma ripeto, accoglie termici e tutto quello che c'è in commercio. Allora, l'azione è Rover, i calibri sono i soliti. Oggi abbiamo degli scatti, anche quelli standard a due leve, di grande qualità, perché è cambiata la tipologia costruttiva e stiamo lavorando con le ultime novità per quanto riguarda le tecniche costruttive. E se voi poteste essere qua a sentire lo scatto, è veramente, per un cacciatore, veramente una libidine sentire questo tipo di scatto. Oh, tutto qua, il costo dell'arma è di 1150 al pubblico, completa, come la vedete, ovvio, senza ottica e senza bipod. Un costo veramente interessante per questo tipo di arma, che è un'arma innovativa e estremamente funzionale. Grazie.